Buonasera telespettatori di ATV e benvenuti a Dedalus, il nostro approfondimento settimanale questa sera con una puntata speciale. Vi portiamo in esterna per due reportage sul territorio bolognese, uno eh, alla scoperta del vecchio mulino di Bentivoglio, il secondo invece... Una notte con la Polstrada per seguire le fasi dei controlli stradali della Polizia, eh, il primo appunto dei nostri contributi ci porta insieme agli amici di Bologna Sotterranea, amici delle acque, al vecchio mulino di Mentivoglio. Pensate, una struttura che è chiusa da 50 anni e che nessuno di fatto nella nostra generazione ha mai visto: un pezzo di storia eh, industriale con eh, i vecchi macchinari, i vecchi setacci, le macine e i vecchi eh, strumenti per la trasmissione del movimento, generati, il movimento generato dal vecchio eh, percorso del canale navile, eh, una struttura davvero eh, interessante che eh, pochissimi, come dicevamo, hanno mai visto e che nasconde poi alla fine un particolare di mistero con la presenza addirittura di eh, fantasmi, a quanto pare, a quanto rilevato da un gruppo di ricerca sul paranormale di Imola. Eh, faremo anche conoscenza... Con un personaggio particolare della storia bolognese, eh, Carlo Alberto Pizzardi, legato strettamente alla medicina della città di Bologna, all'Ospedale Maggiore. Se ci pensate, il tutto eh, grazie eh, all'apporto dei nostri amici Anna Brini e Massimo Brunelli. Andiamo allora a vedere queste straordinarie immagini e questo reportage, dicevamo unico, con immagini in anteprima dal mulino di Bentivoglio nella Bassa Bolognese. Anna Brini, siamo fuori dal mulino di Bentivoglio. Qual è la storia innanzitutto di questo edificio? Allora, è una storia molto antica. Le prime informazioni sull'esistenza di un mulino in questa zona risalgono al 1352, quando i Lambertini erano, ehm, possedevano il più importante mulino tra Bologna e Ferrara che cresceva su una piccola isoletta a forma di mandorla, un po' come l'île de la Cité di Parigi in piccolo, ehm, avvolta da due rami del navi, il eh, ramo principale che era quello dedicato alla navigazione e un ramo secondario che invece era dedicato all'irrigazione all e all'approvvigionamento delle persone che vivevano qua. Eh, ci sono una serie di passaggi di mano, poi il mulino arriva nel 1441 circa, nelle mani della famiglia Bentivoglio. Arriva nelle mani della famiglia Bentivoglio un po' come era stato costruito, non erano state fatte modifiche all'edificio. I Bentivoglio diventano proprietari non solo del mulino, ma anche del territorio che circondava una località che allora e fino a poco tempo fa si chiamava Ponte Poledrano. Il nome Bentivoglio è abbastanza recente, eh, Ponte Poledrano voleva proprio dire Ponte dei Puledri e indicava uno dei pochissimi ponti carrozzabili che c'era tra Bologna e Ferrara, il, quindi un, un luogo anche strategicamente molto importante. I Bentivoglio eh, nei pressi di Ponte Poledrano eh, costruiscono a metà del 400 il castello che ancora oggi possiamo ammirare eh, a Bentivoglio e eh, questo castello ingloba anche Un'antica torre, una torre probabilmente duecentesca, che era stata costruita dal comune di Bologna per difendere sia il ponte, che essendo carrozzabile era anche militarmente importante, sia il confine del territorio di Bologna, perché dall'altra parte vi erano gli Este, che erano insomma, nemici della nostra città. Quindi, dopo, che cosa succede? Allora, i Bentivoglio a fasi alterne, perché ovviamente perdono queste proprietà durante la cacciata della famiglia degli inizi del Cinquecento, però ne ritornano poi in possesso. I Bentivoglio sono di fatto proprietari del castello. Della Torre Antica e del Mulino fino a tempi molto recenti, fino al 1817, quando la famiglia Bentivoglio d'Aragona vende tutto nel 1817 a Camillo Pizzardi. Chi sono i Pizzardi? Pizzardi non era una famiglia nobile, era una famiglia di grandi imprenditori, si erano arricchiti eh, nel periodo a cavallo tra 700 e 800 con il con le guerre napoleoniche, loro producevano tra le altre cose anche eh, armi, insomma tutto quello che era connesso all'attività ehm, piuttosto movimentata dell'Europa di quel periodo e mh, trasformano questa grande liquidità che si ritrova negli inizi dell'Ottocento nell'acquisto di eh, grandi... Eh, lotti terrieri che vanno dalla Romagna Lugo, Medicina, Budrio fino a Bentivoglio, Castelmaggiore, eccetera. E ehm, quello che interessa a noi, cioè quello che interessa la storia del mulino che visitiamo oggi, è, sono i dieci anni che vanno dal 1880 al 1890. Sono gli anni in cui Carlo Alberto Pizzardi è il capofamiglia ed è colui che eh, realizza dei grandi ammodernamenti eh, rendendo quello che era l'antico mulino trecentesco dei Lambertini nello straordinario mulino che è stato protagonista dell'attività molitoria tra Bologna e Ferrara alla fine dell'Ottocento fino ai primi del Novecento. Qui invece dove ci troviamo? Eh, Caro Alberto Pizzardi. Eh... Intanto aveva acquisito il titolo di marchese perché la famiglia Pizzardi aveva bonificato i territori di cui era diventata proprietaria, facendo grandi lavori di delle grandi migliorie, grandi lavori di miglioramento al territorio, introducendo anche eh, specie di vegetali e di cereali che non fossero attaccabili. Dai parassiti autoctoni, quindi hanno migliorato decisamente la produzione agricola e anche le condizioni di lavoro delle persone, delle maestranze che lavoravano per loro, quindi avevano acquisito, eh, il Papa gli aveva. Mh, da donato il titolo di marchese. Il marchese Carlo Alberto Pizzardi chiede a un suo grande amico che si chiamava Alfonso Rubiani, che è stato il grande restauratore della città di Bologna a cavallo tra 8 e 900 chiede ad Alfonso Rubiani di realizzare eh, la propria residenza eh, combaciante mh, con il Mulino, mh, mh, in, molto vicina al Mulino, anzi confinante col Mulino, perché il marchese voleva eh, poter anche di notte eventualmente eh, passare nel mulino anche così a sorpresa in modo per da verificare che i mugnai effettivamente stessero lavorando e non stessero... Battendo la fiacca. Quindi, attaccato al mulino, è sorta la residenza di Carlo Alberto Pizzardi, che è quello che oggi viene chiamato il Palazzo Rosso, che è di proprietà del comune di Bentivoglio. Vi ha sede la biblioteca al piano terra, mentre al primo piano ci sono degli uffici e c'è la bellissima sala in cui ci troviamo, che è la Sala dello Zodiaco, dove vengono anche celebrati i matrimoni civili. La Sala dello Zodiaco è caratterizzata da delle tempere. Della cosiddetta Emilia Ars, dove sono rappresentati gli ambienti palustri, quindi ninfè, canne di fiume, le, i pesci che popolano i fiumi e i canali della Bassa, quindi il pesce-gatto, la carpa. Eh, ci sono delle tartarughe, le anguille eh, e tante rane, quindi tutta la fauna e tutta la flora caratteristiche della zona. Il cielo è popolato da una serie di germani reali in volo. Sopra la fascia dei germani reali avete invece le costellazioni, quindi oltre ai segni zodiacali ci sono anche le costellazioni e il soffitto che è mh, il punto più in, insolito e particolare della sala riporta il globo terraco, il globo terrestre centrale tutto contornato da dei dischi d'argento che rappresentano le fasi lunari che per chi... Faceva agricoltura, erano estremamente importanti per le semine e per i raccolti, e ehm, nell'estremità della sala il disco solare con i suoi raggi che illuminano. Uh, tutto il soffitto, ai quattro angoli del soffitto i quattro venti principali. La sala affaccia sulla bellissima loggia e io posso immaginare il marchese Pizzardi eh, seduto su una chaise longue sulla, eh, nella sua loggia, sul suo balcone, ad ammirare il, i suoi terreni e la produzione, eh, la straordinaria produzione eh, delle, dei suoi possedimenti. Qui siamo nella sua stanza, ci pare di capire. Sì, esattamente, qui si conserva l'arredamento originale della camera da letto del marchese Carlo Alberto Pizzardi, eh, il letto, i mobili, la toilette. Sono mobili, eh, in particolare il letto e, e le cassettiere, che non risalgono al 1880, cioè la, i dieci anni di costruzione del palazzo in realtà sono mobili antecedenti può essere che il marchese li abbia portati qua eh, dal suo palazzo di città dove sicuramente vi erano eh, vi era una ricchezza di mobili molto varia e quindi dove vi erano anche mobili più antichi del 1880 questi in effetti sono stile impero quindi risalgono ai primi eh, dell'ottocento però sono tutti e tutta la mobilia originale della camera da letto il marchese ricchissimo, ricchissimo proprietario di enormi terreni, non ha però figli e eh, avrebbe voluto lasciare le terre alle sue maestranze, ma per degli accadimenti politici eh, pochi anni prima della sua morte eh, lo fecero desistere da questa decisione, cambiò idea e decise di lasciare agli ospedali riuniti. Non a caso l'ospedale maggiore di Bologna oggi è dedicato a Carlo Alberto Pizzardi, noi lo conosciamo come ospedale maggiore, ma in realtà è l'ospedale Carlo Alberto Pizzardi, perché tutti i suoi averi mobili e immobili vengono donati alla sanità pubblica e muore poverissimo e finisce in una fossa comune. Siamo entrati nel Mulino e siamo al piano terra del Mulino. Di fatto siamo nella struttura che fu dei Lambertini nel 1352, una, nella parte più antica del Mulino. Il. Eh, parte del piano terra oggi è occupato dalla sezione locale della protezione civile, i volontari della protezione civile che ne hanno eh, ristrutturato e ne fanno la manutenzione. Una parte invece del piano terra è eh, ancora occupato dai macchinari del mulino stesso. Ehm... Ci sono stati alcuni cambiamenti durante la seconda guerra mondiale. Durante la seconda guerra mondiale i tedeschi hanno minato parte del mulino, quindi abbiamo perduto una sezione del mulino che eh, si avvicinava al castello e quindi stringeva la sede stradale. Ehm, del piano terra rimangono soltanto due dei 14 mulini a palmento esistevano. I mulini al palmento sono i mulini che ci immaginiamo noi, cioè quelli con due macine di pietra che ruotano l'una contraria all'altra e eh, producono il macinato che viene richiesto. Mangiare a quattro palmenti vuol dire masticare, tritare come quattro mulini in contemporanea. E i mulini a palmento che sono rimasti sono eh, visibili, adesso ve li mh, posso mostrare. Eh, volevo però iniziare dal piano terra perché è ancora visibile gran parte del macchinario da cui parte il movimento meccanico che per tanti secoli ha fatto lavorare questo mulino. In effetti il nostro. Eh, il nostro marchese Carlo Alberto Pizzardi non ha fatto altro che prendere le pale del mulino trecentesco, che erano di legno, e trasformarle in pale di metallo. Però di fatto nulla è cambiato. Quindi la forza del navile, la forza del canale navile, che come ben sappiamo era l'autostrada della bassa. La forza della, impressa dalle acque del navile a queste pale di metallo facevano girare una ruota dentata che è ancora visibile. I denti della ruota sono eh, in legno: un legno che veniva dalla ruota veniva poi trasmesso a questa enorme ruota metallica che venite, vedete, e attraverso questo albero motore. Eh, anche se di motori non, non ce n'erano, era solo forza meccanica, e attraverso una serie di cinghie che non esistono più, il movimento veniva trasmesso ai piani superiori. Quindi, tutto, tutto il mulino lavorava grazie alla forza meccanica impressa dall'acqua a queste ruote. Soltanto eh, in tempi piuttosto recenti è stato eh, aggiunto un motore elettrico, purtroppo il Navile, dopo la seconda guerra mondiale, non è più stato soggetto alla manutenzione settimanale eh, e mensile. Che invece godeva, nei, di cui ha goduto per secoli prima della seconda guerra mondiale, e quindi il fondo limaccioso del navile si è alzato, la portata è diminuita, e di conseguenza è stato necessario aiutare il navile con un motore elettrico che però è apparso soltanto dopo la seconda guerra mondiale. Quindi, di fatto, dal 1352 al 1946 questo mulino ha lavorato solo con la forza meccanica del l'acqua. Per essere più completi bisogna aggiungere che nel 1889 il marchese Pizzardi mise una macchina a vapore, una turbina a vapore, con però la clausola che questa turbina venisse usata esclusivamente nei mesi, luglio e agosto fondamentalmente, in cui il livello del navile era talmente basso da non imprimere abbastanza forza eh, per poter far muovere eh, le pale del mulino. Quindi una macchina a vapore dal 1889 in effetti c'è stata, però eh, poteva essere usata solo nei quei casi eccezionali in cui il navile non, non era sufficiente. Visto che c'era una macchina a vapore, si è reso necessario costruire diciamo così il tubo di scarico della macchina a vapore. e Il tubo di scarico della macchina a vapore era una ciminiera. La ciminiera c'è stata fino agli ultimi tre giorni della Seconda Guerra Mondiale. Eh, gli abitanti del comune di Bentivoglio, temendo che la ciminiera facesse da mirino durante le incursioni aeree, decisero di capitozzarla, cioè fecero saltare solo la punta. Quindi tutta la ciminiera esiste ancora, ad eccezione della punta che non si eleva più al di sopra del mulino eh, per questo motivo. Abbiamo appena visto una parte del canale navile, quella che poi serviva a questo mulino. Sì, esatto. Siamo appena usciti da, una dei, da uno dei tanti meandri che il mulino custodisce, uno dei tanti meandri sotterranei. Eh, quello che abbiamo appena visto era la parte principale eh, dove era alloggiata oltretutto anche una turbina. Oggi purtroppo è scomparsa. Infatti, abbiamo potuto vedere i pilastri di sostegno delle varie arcate eh, delle parti ipogèe. Eh, queste arcate arrivavano fino al, all'attiguo castello, perché Infatti il, il navile serviva proprio per allagare il, il fossato. Ci sono anche alcune scritte eh, di antiche manutenzioni, 1918-1919, lasciate dai muratori, dai capomastri dell'epoca. Qui siamo esattamente in un'altra parte sotterranea del mulino, eh, quella eh, diciamo sotto la centrale elettrica e il grande meccanismo che è alle mie spalle è quello che serviva proprio per alimentare e far muovere i meccanismi al piano superiore per poi eh, generare corrente elettrica ad uso del mulino. Quindi diciamo che è la parte posteriore creata successivamente del mulino. Esatto, subito dopo la, prima guerra, la seconda guerra mondiale eh, venne realizzata questa, questa importante camera perché in quei tempi la forza idraulica non era sufficiente per far muovere tutti i, me i meccanismi del mulino, di conseguenza serviva l'aiuto della parte elettrica. Erika Ferranti, sindaco di Bentivoglio, l'importanza di questo luogo, Palazzo Rossi e il vecchio mulino che stiamo visitando in anteprima. Diciamo. Beh, Palazzo Rosso e il mulino si trovano al centro di Bentivoglio, sono il cuore di Bentivoglio e della sua storia e anche a livello di collocazione. Infatti si trovano esattamente di fronte al Castello dei Bentivoglio che forse è forse più conosciuto rispetto a Palazzo Rosso e al Mulino. Questo complesso fu realizzato tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento eh, per volontà di Carlo Alberto Pizzardi che era il proprietario di molte terre eh, nel territorio oggi di Bentivoglio ma non soltanto, insomma anche di Bologna che conosce molto bene eh, questo, questo personaggio e la sua levatura e l'entità dei suoi possedimenti. Qui. Carlo Alberto Pistardi vuole, vuole realizzare la sua abitazione di campagna che fu progettata dall'architetto da Rubiani. Dall architetto, dall architetto, eh, Rubiani sì. Palazzo Rosso è il nostro palazzo di rappresentanza anche per eh, il livello decorativo. Eh, ospita la biblioteca da molti anni, ospita la sala del Consiglio Comunale e delle sale in cui vengono realizzate iniziative culturali. Eh, la volontà dell'amministrazione è quella di completare il recupero del palazzo realizzando un, una sala espositiva, in particolare eh, destinata alla storia locale, da quella archeologica a quella più recente. E poi in questo palazzo sono stati ricavati già nel corso del Novecento eh, delle, delle case popolari, eh, oggi alloggi ERP, e mentre il mulino eh, che appunto ha, interrotto la sua, ha visto interrompere la produzione e il tipo di impiego di carattere industriale negli anni 70 è stato da allora chiuso se non per rifacimento del coperto negli anni 2000 e visto che ospita ancora tutti i macchinari quindi il processo di produzione è ancora intellegibile e l'amministrazione comunale sta cercando di valorizzarlo. È evidente tuttavia che le risorse per poter recuperare un edificio di questo tipo sono ingenti, per il momento cerchiamo di conservarne la memoria, di farlo conoscere e di avvicinare gli appassionati di archeologia industriale che in un territorio insomma come quello di Bologna che ospita il Museo del Patrimonio Industriale che ospita molti aziende in particolare nel settore dell'automazione industriale, ecco questo insomma è un esempio di quella che era l'automazione dell'epoca nell'ambito della, della produzione alimentare. Siamo in un posto importante, è un po' il cuore del mulino. Qui sono prese, è presente una serie di laminatoi. I laminatoi sono queste macchine straordinarie che vedete qua. Eh, tutto quello che vedete è legno, vetro, ottone e ghisa. Dentro ogni laminatoio ci sono due cilindri che ruotano l'uno in senso contrario all'altro. E a seconda della vicinanza o della lontananza dei due cilindri si ottiene una granometria diversa del macinato. La cosa scioccante è che queste macchine sono del 1920 e hanno lavorato fino al 1970. Dal 1970 sono completamente abbandonate. Eppure, se uno si diverte a muovere gli ingranaggi, scopre che gira ancora tutto come. Eh, se fossero state abbandonate pochi giorni fa. Eh, fra questi laminatoi ce n'è uno in particolare eh, dei fratelli Brüder, che è un'azienda che esiste ancora, eh, che è del 1904, che adesso vi faccio vedere. Sì, questo è il laminatoio più antico, 1904, ha un aspetto... Sembra davvero di vedere una piccola locomotiva eh, dei film inizi secolo, È perfettamente conservata, e potenzialmente, se uno volesse investirci due soldini, potrebbe ancora fare il suo lavoro. Anna Brini, per concludere, qui al mulino di Mentivoglio c'è anche un aspetto misterioso, paranormale. Si parla di uno o due fantasmi. Sì, allora un gruppo di ragazzi molto serio di Imola, il gruppo ricerche paranormali Imola, è venuto più di una volta in orari notturni a fare una, una serie di ricerche scientifiche coadiuvate da, un, da macchinari, da eh, macchine per la ripresa a raggi infrarossi con eh, macchinari per la rilevazione dei campi elettromagnetici eccetera e, eh, è un gruppo di ragazzi che la cui mira è soprattutto mh, dimostrare il perché succedono o si sentono certe cose quindi tendono più a trovare, vogliono trovare una spiegazione scientifica quindi non sono gruppi che ricercano per forza il... il... Esattamente, e eh, questi ragazzi hanno in effetti rilevato due cose che per il momento non, siamo, non sono riusciti ancora a spiegare. Una è una presenza femminile, cioè risponde alle domande rivolte a una presenza femminile: la si sente camminare, la si sente eh, parlare, una parola che abbiamo sentito molto bene in, in registrazione. Mentre invece sembra essere maschile eh, una presenza che al momento in cui è avvenuto il fatto non era realizzata, cioè le persone presenti, che erano poi fondamentalmente solo due, eh, presenti, non hanno visto eh, nulla, mentre invece la macchina che stava riprendendo ha rilevato la presenza di una forma eh, umana di una, mh, che passava alle spalle delle due persone presenti. Quindi la, questo, questo rilevamento è avvenuto eh, al primo piano del mulino e siccome al primo piano del mulino ci sono molti oggetti che risalgono alla seconda guerra mondiale, eh, abbandonati da famiglie che hanno utilizzato questi spazi anche come magazzino, Può essere che questa presenza sia connessa alla presenza. All'improvviso, eh, attraverso la telecamera perimetrale posta al primo piano, si nota in fondo alla stanza che si viene a creare un'ombra sempre più intensa, sempre più grande. Non è l'ombra di qualcuno di noi perché non è una forma umana. E se notate bene, l'ombra del nostro operatore ripreso viene trasmesso sulla colonna dietro di lui, con un'intensità molto minore rispetto a quella che viene a crearsi in fondo alla stanza.